Hola bebés, ¿cómo estáte? Benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, ci siamo svegliati da un po' con Mati. Mati ha già fatto colazione, ho fatto colazione. Sì, Mati, saluta. Ciao, Daddy. Stavo andando a far bene. Ok, comunque abbiamo fatto già colazione tutti e due e in pratica pensavo di stare a casa anche oggi, solo che se, perché allora perché stamattina Sebastiano è andato al lavoro e mi ha detto: amore, sono stanchissimo, e quando arrivo a casa cerca di mettere già Nanna Mati così dormiamo. Allora io ho detto va bene, solo che mi ha chiamato prima, mi ha detto: no, amore, e alla fine c'ho pochi prenotati, ti faccio un po' di compagnia, andiamo a fare dei giri. Perché il 4 settembre è il compleanno sia della Kiki, cioè della Kiki è il 2, però la Selena è nata il 4 settembre e fanno sempre il compleanno insieme. E mia mamma è il 3, quindi mi ha detto: andiamo a prendere i regali per tua sorella, tua nipote e tua mamma. Soldi. E quindi andremo a fare dei girettini, andremo a prendere delle cose. Allora, per la Kiki vorrei prendere tipo uno. Mia mamma, ho chiesto a mia mamma cosa avesse bisogno la Kiki. Mi ha detto: o una borsa, una borsetta, o qualcosa per la scuola. E invece alla sera gli prendo una papai, una Barbie, boh, una bambolina. Per mia mamma invece non lo so, non ne ho idea proprio. Adesso dopo andrò a fare un girettino, chiederò anche un consiglio a Seba. E quindi così, sono le 12:09 e adesso devo pulire tutta la casa perché fa veramente schifo. Pulisco tutta la casa e poi inizio a prepararmi io con Mati. Adesso gli vado a cambiare il pannolino perché lui subito dopo ho mangiato, subito dopo la colazione caga, subito, scusate la parola, subito dopo pranzo caga, subito dopo la merenda caga, cioè quindi lui caga tutto il giorno, vi giuro, cioè caga un botto. E quindi si è fatto la cacca perché ha fatto colazione da un po' e oddio, c'è qualcuno alla porta. Ok, e quindi devo andare a cambiarlo. Sì, Mati, andiamo a cambiare il pannolino? Sì, guardate il mio pigiamino bellissimo che io amo da morire, mi piace troppo. Allora, Mati, vieni con me. Anzi, non togliamo questo. Andiamo a cambiare il pannolino. Comunque, io sono così scoperta e tengo Mati così perché lui. Cioè, la notte ogni tanto lasciamo l'aria condizionata accesa e dopo ci copriamo. E tipo, solo che lui si scopre sempre e ho paura che si ammali. Quindi a lui lo vesto così, tipo la notte, ultimamente, perché sta facendo freddo. Stupendo! E quindi sì, per quello io sono a maniche corte e lui è così, ma tra poco lo cambio, ecco. Eccoci qua, puliti e profumati ragazzi, puliti e profumati. Guardate quel casino che ho qua. Devo anche cambiare il lettino di Mati, cioè le lenzuola. Devo pulire tutto il bagno e devo pulire tutto il salotto. Non lo so se lasciarlo per terra. No, dai, ti metto a guardare i cartoni un attimino che la mamma deve pulire tutta la casa. Io posso fare colazione con il pane integrale e la Nutella. Così per rimanere in dieta proprio. Ok, adesso io pulisco tutta la casa e dopo vi registro quando è già pronto perché i video. Stupida mamma! Perché i video sulle pulizie ve li ho già fatte un bel po' di volte e quindi ci vediamo dopo quando ho finito già. Ok,
Sono riuscita a finire di pulire tutta la casa e ho fatto lo straccio. Ora qua è già tutto pronto. Ci sono alcune cose da mettere a posto. Ho cambiato il lettino di Mattia, ho cambiato il nostro letto. Mattias mi ha buttato tutto il diffusore per terra, l'acqua, tutto, perché l'avevo portato qui con me. E poi ho dato tutto lo straccio, ho pulito anche qui. Devo mettere la bustina lì e devo prendere quello lì. E devo mettere i tappeti, solo che ho dato lo straccio qui e i tappeti sono lì. Infatti là vedete che è ancora bagnato. Solo che Mattia lì, non posso neanche prenderlo. Guardate come si schiaccia la faccia lì. E quindi dai, devo cambiare quello lì, come si chiama? La tovaglia del tavolo. E poi in teoria sono pronta. Mati! Mati! Vuoi venire qua con la mamma? Sì? Vuoi venire qua? Vengaci! Ci sono i miei calzini sporchi. Adesso prendo Mati. Lui vuole stare qua. Vuole stare qua con la sua mamma. Guardate che carino come sta in piedi. È troppo strano che lui, tipo, cioè, il letto gli arriva proprio alla sua testolina e io sono altissima, tipo. È troppo strano. Mi arriva, tipo, qui, al bordo del pantaloncino. Così minuscolo, l'ho fatto io. No, questo non si prende, amore. Devo mettere anche i tappeti qui. Ora prendo anche gli asciugamani che sono tutti là sopra, che devo mettere nel bagno. E ho finito già tutto, devo solamente sbattere la tovaglia. Alla fine no, non ce la cambio perché ho la tovaglia pulita. E sto facendo il gradino per Mati. Sto facendo bollire per ammorbidirla una zucchina, perché la patata ce l'ho già pronta. Questa volta la carota non gliela metto. E dopo gli metto questa qui, che sto utilizzando adesso, queste qui, le stelline della marca Mellin. E dopo gli faccio tipo un brodino. Allora prima tipo gli frullo quelle due, poi ci metto un pochino di pastina e poi mi sa che oggi gli metto anche un po' di manzo. Sì, gli metto tipo metà di uno di questi qui. Infatti adesso lo prendo, e perché si è fatto tardi proprio, sono le 1:30. Quindi adesso glielo faccio velocemente, così Mati mangia intanto. Ho messo appunto questo qui, il manzo, e adesso glielo mischio. Io glielo mischio tipo alla base, glielo mischio tutto e adesso frullo questi qui e sto appunto cuocendo la pastina. Viene così, gli ho mischiato appunto il manzo con
il frullato di zucchine e patate e poi sopra ci ho messo un po' di pastina. Si sta addormentando proprio. Infatti ha lasciato prendere da stasera. Adesso io faccio il biberon veloce per dormire. Allora, ok, sì, lo so, c'è un po' di grinzie, un po' tante, tantissime, però adì. E ho messo a posto tutto, devo solamente piegare quei panni lì, poi ho pulito tutto qua, anche nella cucina ho già pulito tutto. E Mati dorme. Adesso cerco di fare le cose il più silenziosamente possibile e mi devo fare la piastra, sono le 2:30. Non ho tempo neanche per mangiarmi, prenderò qualcosa di fuori se riesco. E cosa che stavo dicendo? Mi devo preparare, devo trovare dei vestiti sia per me che per Mattias. E dopo, ah, comunque domani ho preso finalmente l'appuntamento per il dentista. E quindi, boh, io spero che me lo tolgano o che facciano qualcosa che non mi faccia più tornare mai più questo dolore. Niente. Allora, io sono già pronta, mi sono piastrata, mi sono resa un filino presentabile, cioè ho fatto un po' le sopracciglia, ma non sono brava. Mi sono messa questo qui di Shane e questi pantaloncini dell'Adidas. E il matto si è svegliato, adesso lo vesto, c'ho i suoi vestitini lì, pronti. Mo mi ha detto che è appena partito, sono le 3:02, quindi adesso ci prepariamo. E vi faccio vedere bene il mio outfit, scusate i capelli. Ok, ho messo questa qui con questi pantaloncini dell'Adidas appunto e poi ho messo le Converse. Qui c'è Mati che aspetta il suo papà che si sta facendo la doccia. Mati! Cosa fai Mati? Alla fine l'ho vestito così. È un completino di Batman. È solo che mettevo d'estate e mi piace un botto anche perché è nero e il nero io lo amo. Solo che non glielo mettevo d'estate perché era troppo caldo e il nero appunto attira il calore. E cioè, questo qui è il periodo in cui glielo posso mettere perché non è né caldo né freddo. Guardo là perché si è fatto buio in un secondo. E quindi glielo metto adesso. L'unica volta che gliel'avevo messo era appunto per il funerale di Octavia. E così era di nero anche lui. E poi basta. E quindi, dato che oggi non è né caldo né freddo, ho deciso di metterglielo. E poi gli ho messo, dato che non so, perché ultimamente il tempo è stranissimo, non so se fa caldo, se fa freddo. Cioè adesso è caldino, ma non è tantissimo caldo, cioè oh, non è né freddo. Ehi! Sì, arrivo. Tieni. Mangiamo dell'altro. 1, 2, 3. Non mi ricordo più che cosa vi stavo dicendo. Ah sì, dato per il tempo che è pazzo, ho messo dei pantaloni, una felpa e un body dentro il mio zaino. E niente. Lì ci sono i vestiti per Mo che sono già pronti. E basta, poi prendo questa qui se dopo fa freddo, così almeno non muoio di freddo. Mati, cosa combini? Mati, combini. È un dopo barba quello? Quello? Sì. Ecco, Mati si vuole mettere il dopo barba di papà. Ok, stiamo uscendo e mo mi ha detto che sta iniziando a piovere anche. Il tempo è molto brutto. Adesso io intanto vado con Mati. Felice amore, io intanto vado con Mati in macchina. Stupide moto!
Oh, ma avete visto? È da stamattina che girano. Dio mio. Adesso saliamo in macchina. Qui Mati è pronto nel suo seggiolone. Guardate le goccine. Non so se riuscite a sentire i tuoni. E queste stupide moto. Adesso chiudiamo qui. Chiudiamo qua e salgo anche in macchina. Ciao. Salgo in macchina anch'io. Così Mati non rimane da solo. Oh, la mascherina. La mascherina. Allora, ancora non so bene. Oh, guardate che figo. Sta facendo finta di essere me. Ciao, Imo. Ciao. Grazie. Allora, siamo venuti qui allo svapo. Oddio, non so. Ecco, lì c'è scritto lo svapo, sigaretta elettronica. Perché, l'ho già detto prima, però in pratica non riesco... Ovunque, dove sono io, ci sono le moto. E comunque stavo dicendo che non riesco a togliere il liquido che c'è dentro la sigaretta per cambiarne con un altro. E quindi siamo venuti qui allo svapo per vedere se mi riescono a dare una mano, così posso mettere il gusto che voglio io. E poi andiamo a prendere i regali. E poi devo anche pranzare qualcosa. Mi sono completamente scordata di pranzare. E poi ce ne smatto. Mo, tira sulla mascherina. Raga, guardate cosa ho trovato! Le ciabatte quelle per dare lo straccio! Si chiamano ciabatte lucidanti. Sono perfette per Sebastian, che rompe sempre. Ho preso il regalo per mia mamma. E poi gli ho preso anche questa letterina, che in realtà c'era scritto ti voglio bene mamma, ma è sparito. Ok. E, il regalo ce l'ho di là, però ve lo faccio vedere il giorno del compleanno. Siamo già in macchina, mi sono bagnata. Oggi ho fatto la pizza, mi si è già rovinato tutto. Vieni, vieni. Bello quanto fa. Dai. Dai. Notiamo un'altra volta. Ok. Bambolotto. No, non puoi. Vieni, vieni, sto bagnando. Qua ci siamo. Ora siamo già usciti anche dalla Conad. Ho preso delle cose per la Kiki che gli serviranno assolutamente. E non so se ve le farò vedere alla fine del video oppure direttamente nel vlog del compleanno. Adesso decido un po'. Dopo scelgo. Chiamati. Ah, adesso pioggia. Ora andiamo a prendere il compleanno, il regalo per la Selena e mangiamo qualcosa in pizzeria della mamma di Seba perché stiamo morendo di fame. Ho comprato anche il regalone per la Selena e ora sono a posto. Oddio, mi sto bagnando tutta. Ok, ora dovrei essere a posto. Sì. Ci siamo fermati un attimo a mangiare in pizzeria. E adesso abbiamo fatto una corsa per venire qua, madonna santa. Poi Mati si è fatto la cacca, l'abbiamo cambiato, l'ho cambiato. Oh, ti porca, l'hai preso. Sì, sì, li ho presi. E adesso voliamo a casa che Sebastian è in ritardissimo al lavoro e sta piovendo peggio di non so cosa. Dammi anche lo zaino. Dov'è? Di là in camera. Vicino al letto, direi con il comodino, mo. Dai, mo. Dai, che sono in ritardo, buono. Dai. Bravo. Ho preso tutto, mo vado via. Sì. Ciao. Mo. Ciao piccolo, ciao amore. Ciao Rimo. Ciao, vediamo stasera. Che lindo che mio papà. Allora, siamo arrivati a casa come avete visto.
Mo è andato al lavoro. Ora noi ci togliamo le scarpette che metto. Mi sa che Matti ha fatto di nuovo la cacca. Senta boxa di merda. Sentiamo. Sì, mi sa che ha fatto la cacca. Adesso andiamo a cambiarci tutto. Eccoci qui, ho cambiato già Matti. Gli ho messo questo qui perché ogni volta che lascio Sebastian, che gli cambia il pannolino, glielo stringe fortissimo e non glielo mette apposta ai lati, e infatti gli era uscita la cacca. Erano in due a cambiare il pannolino, sia il fratello di Sebastian che Sebastian. Il fratello di Sebastian ha pure un figlio che usa ancora il pannolino. Però va bene. E quindi adesso l'ho pulito tutto, l'ho cambiato. Qui in casa si sta bene, quindi lo lascio così. Di fuori è freddo, però qui si sta bene. Anch'io sono con le maniche corte e i pantaloncini, quindi rilascio Matti anche così. Adesso lo metto qui, gli metto un po' di canzoncine e io intanto metto a posto le cose che abbiamo comprato. Eccomi. Allora, antichità, sono andata e ho preso il regalo per mia mamma. Ma ti stai impazzendo. Che però me l'ha già messo dentro la bustina. E gli ho preso questa bustina qui che c'è scritto It's your birthday e have a blast. Ed è così, e qua anche c'è scritto happy birthday. No, it's your birthday. Ed è così. Ma ti sto facendo? Matti! Ok. Ed è così. Dato che è già chiuso, non lo sto ad aprire adesso. Ve lo farò vedere il giorno che gli porto i regali a mia mamma, ecco. È la stessa cosa con quelli della Selena. Aspettate. Matti, stai calmo. Vuoi questo? Cosa gli do? Tieni questo. Allora, invece per la Selena ho preso questo regalo qui. Così mi piace un botto la carta regalo. Gliel'ho fatto mettere alla signora perché io assolutamente non ero capace a fare sto lavorino. E quindi è questo qui. Però anche questo è chiuso, quindi ve lo faccio vedere al giorno del compleanno della Sele. Invece per il compleanno, cioè il regalo per mia sorella, ero molto indecisa tra prendergli una borsa oppure qualcosa per la scuola. E dato che in questi giorni sono straoccupata, l'unico giorno che avevo per comprare i regali era oggi. E allora ho detto, mia mamma mi ha detto che gli serviva appunto qualcosa o per la scuola o una borsetta. Mattias, non mi lascia registrare. E quindi, no, a sto punto non ve lo faccio vedere, cioè vi faccio vedere tutti i regali la prossima volta. Allora, gli ho preso questa bustina qui per il regalo, che è molto carina, questo giallo così. Ok. Perfetto. E poi dentro ci metto i regali, che adesso li metto, però taglio nel video. Ok, adesso devo vedere se c'è lo scotch, però. Comunque gli ho messo i regalini qui dentro, così. Ah sì, per mia mamma ho preso questa qui. E quando l'ho vista lì c'era scritto tipo ti voglio bene mamma, però. Ah ok. Allora, in pratica è questa qui, c'è scritto mami ti voglio bene e poi dentro ci scriverò qualcosina per mia mamma e poi c'era la letterina così. E gliela incollo, gliela metto da qualche parte e poi la metto qui dentro, cioè gliela incollo la cartolina, non so se incollarla lì. Vabbè, comunque così, mi piace tantissimo anche il colore. E poi ho preso,
anche questo qui, che è un deodorantino piccolino, che in pratica Sebastian lavora in cucina, quindi non serve, anche io che sono in giro cose del genere, io ne ho preso uno piccolino viola per me e le altre volte, e io mi ci trovo bene, perché dai, quando mi sento un po' come si può dire, cioè non capuccio, però dai che sto sudando e lo spruzzo, e quindi sono molto carini, sono piccolini, li metti, se non faccio cadere qualcosa non sono io, lo metti nel zainetto, nella borsa, e quindi sei a posto. E poi ho comprato per Mati il borotalco, questo qui è della Fitsan, è della Fitsan perché il suo, mi ricordo di chi, della Chicco mi sa che era l'altra, e glielo è quasi finito. E adesso inizieremo con questo qui, che è quello della Fitsan appunto, e basta, queste sono state le compere che ho fatto. E adesso faccio il bigliettino per mia mamma, volevo fare un giro, però pioveva un botto. Ti calmi. E niente ragazzi, questo qui era tutto il vlog, io spero tanto che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, e per qualsiasi domanda lo sapete già nei commenti e nel mio Instagram, che ve lo lascio qui, e anche il giornalifobox.